Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi in teoria dovevamo scoprire due box di No Make No Life. Sono queste qua e sono già vuote. Questo perché avevo già fatto il video tutto intero, soltanto che non me l'ho accorta che la videocamera era scarica e quindi dopo metà video si è bloccata e me l'ho accorta di parlare a Barbara a caso. Di conseguenza io ho già spacchettato tutte e due le box, ho già scoperto cosa c'è dentro e vi farò di vedere che cosa ovviamente ho spacchettato, perché ecco, ve lo faccio rivedere essendo che il video sarà bloccato. E niente ragazzuoli, allora me ne è arrivata praticamente quella di maggio di box, che non mi arrivava più da un sacco di tempo, e vedete i dépliant sono sempre bellissimi, le illustrazioni sono sempre fantastiche. E poi me ne è arrivata anche quella di luglio, molto molto carina. Vi faccio vedere che cosa c'era in quella di maggio. Allora, c'era questo qua che è praticamente una maschera per il mento con il carbone nel carbone nero, e niente da provare perché non l'ho mai provata, delle Too Daus, quindi è coreana. Poi c'era questo bellissimo astuccino per i trucchi, non so, per i pennelli, molto carino, di Kirby, iridescente, olografico, bellissimo, cioè a me piace tantissimo, molto molto carino. Poi questo qua, non è il fogliettino illustrativo. Poi, ah sì, non avete visto le mie fantastiche orecchie di topolino di Minnie, sono bellissime. Ah, e dopo mi sono dimenticata anche di dirvi che sullo sfondo ci sono due quadretti che avevo fatto io ancora un po' di tempo fa. Ho detto vabbè, dai, li metto sullo sfondo, però non riesco a capire se ci stanno bene o meno, se incasinano un po' l'ambiente o meno, quindi proverò a vedere come usciranno i video così stavolta. Al massimo li tolgo e la prossima volta non li vedrete più. E niente ragazzi, stavamo parlando di altro. Poi dentro c'era praticamente questo illuminante di Tom & Jerry, molto carino, sempre di Etude House, quindi sempre coreano. Anzi, ve lo faccio vedere meglio. Poi ho trovato dentro questa bellissima salviettina, questa bellissima lavettina da portarsi in giro, di Sumi Kogurashi. Bellissima, mi piace un sacco, troppo bene ragazzi, poi è morbidissima. Dopodiché ho trovato questo qua, che ovviamente avevo già aperto perché ve l'avevo fatto vedere nel video che avevo fatto, questo eyeliner che alla fine è una matita di Fate, nera, semplicissima. Ve la faccio vedere al tutto. Vedete? Semplicissima, come quelle che praticamente giri e esce fuori la punta, che per me è una cosa fantastica perché io non riesco mai a temperare, cioè mi dimentico sempre di temperare le matite, e tutto questo qua è fantastica. Poi mi sporco sempre un sacco, quindi sono un po' impedita io a temperare le matite, cioè non mi piace perché mi sporco sempre, quindi evito, e preferisco sempre queste qua o l'eyeliner liquido. Poi ho trovato questa fantastica maschera di Gudetama, che carino! Gudetama praticamente questo personaggino uovo, cioè è questo uovo, vedete qua tutto l'uovo, uovo, che è vivente, è un uovo vivente, ed è molto carino, molto carino! Bellissimo! Poi ho trovato questa smooth cream di Kirby, sempre, che è una crema multiuso, idratante, giapponese. Qua c'è scritto Yokohama, Limited Yokohama, ed è molto molto carino, ragazzi, mi piace tantissimo. E penso, ed è la pesca, non penso sia la pesca, ed è la pesca perché è profumatissimo. Non vedo l'ora di usarlo. Poi questa qua, che io veramente prima, mentre stavo facendo il video, sono stata tipo di mezz'ora a annusarla perché è buonissima ragazzi, cioè, anzi adesso lo riapro, vi faccio il test. Mamma mia, veramente è fantastico, cioè è un profumo buonissimo, non vedo l'ora di provarla insieme a voi, però veramente è una cosa fantastica. Poi anche il colore, se vedete, è sempre tutto lilla, 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 ah! Che io adoro lilla, anche viola. Ecco, questo era il contenuto praticamente della box di maggio, che era Kiki Gorgeous Gorgeous. Ok, oggi non riesco a parlare in inglese, ragazzi, quindi ecco. E vediamo il contenuto.
Io avrei preferito. No, vabbè, alla fine ho trovato la servettina, quella che mi piaceva di più, quindi quella rosa che è fantastica. Ah, vedi, ma non me l'ho accorta qua, che praticamente. Wow, guardate, c'è nell'illustrazione c'è anche Miku, c'è Eevee, poi c'è Kirby, ovviamente, Goku. Kirby, Goku, poi c'è Naruto qua da qualche parte, non mi ricordo dove. Wow, è troppo carino. Cioè, poi qua c'è anche la cremina che troviamo dentro di Kirby, che sta usando. Mamma mia, questa illustrazione mi piace un sacco. Ok, allora abbiamo visto quella di maggio, adesso vediamo quella di luglio. Yeah, luglio, luglio. Che è Fruit Kiss. E dentro troviamo praticamente questa hand cream, che ho trovato anche in uno dei pacchetti di Kira Kira Create, quindi doppione. Poi ho trovato, questo qua è il pacchettino praticamente, e ho trovato questo rossetto fantastico, coreano, di Sixteen, della marca Sixteen, Sixteen Brand, ed è profumatissimo ragazzi. Cioè io non amo il rosso, non amo questi colori, non sono molto patita di rosso, cioè non mi ci vedo insomma, ho provato più volte, ma comunque è proprio, ha un profumo fantastico. Sa tipo di cicca Big Bubble, sì, di quelle cicche che mangiavamo da piccoli, accartocciate, che c'era dentro la figurina, mi ricordo un sacco quella lì. E poi c'era praticamente questo qua che è un'acqua profumata, con il suo pacchettino, cioè che ho già spacchettato ovviamente perché l'avevo già detto, ed penso sia pesca perché comunque c'è una pesca cicciosa qua, quindi penso sia pesca, però è profumatissimo. L'ho sentito anche prima. C'è un, è un profumo fruttato, come appunto c'è scritto qua, Fruity Kiss, è fruttato e si sente un sacco. Poi ho trovato questa maschera, poi devo provarla assolutamente, praticamente una face pack alla fragolina, fragolosa, una maschera per il viso fragolosa. E niente, come al solito ti lavi bene il viso, la posi per 15-20 minuti, dopodiché la togli e ti sciacqui un attimo, te la passi un attimo. Passi un attimo il viso. Poi ho trovato questa saponetta profumatissima. Ma giuro, io lascerò lì qualcosa in bagno aperto, così me lo profuma tutto. Questa qua non è profumatissima. È praticamente Ichigo Milk Flavor. Quindi è una saponetta latte e fragole. Mamma mia ragazzi, di stare qua tutto il giorno a sniffare tutto. Cioè, detta così è bruttissima. Però ragazzi, tipo anche questa, io starei lì tutto il giorno. Mi dispiace anche usarla perché poi alla fine non ce l'ho più. Farò tipo, ne userò poca per volta, così almeno per un po' ce l'ho. Ma è veramente profumatissima. Poi ci sono, ho trovato ancora questi dischetti che avevo trovato anche nell'altro pack, che avevo trovato anche nell'altra box, quella l'ultima di ottobre, e mi ispirano un sacco. In quella di ottobre ho trovato quelli unicorno, qua ho trovato quelli fragola. Non li ho ancora provati questi dischetti, quindi vi saprò dire quando li proverò, ma sono fantastici, cioè sono morbidosi, sono gommosi, cioè proprio sono immersi proprio nella, sono immersi proprio nel liquido idratante, non so, nel liquido per la pulizia del viso, non so, devo provarli ragazzi. Per me sono super profumati, super caramellosi questi cose qua, perché poi ho trovato dentro questo qua che era un gadget in più della Pom Pom Purin, carinissimo, molto molto cutie. E questo qua è il best del best del best. Non ho più il pacchettino perché l'ho già buttato, l'ho rotto prima, allora ho detto vabbè lo butto. E questo qua, se vedete, è un rossetto unicorno. Cioè, infatti appena l'ho visto ho detto ah, unicorno, il mio rossetto unicorno. Infatti tra tutti quelli che potevano esserci ho detto sì, dai, voglio quello unicorno. Ho trovato quello unicorno ragazzi, sì! Fantastico. Ed è praticamente trasparente,
stavo cercando di capire anche prima se aveva dei brillantini o no. Sembra tipo brillantinato, però non riesco effettivamente a capire lì, no? E l'ho provato, cioè, sulla pelle rimane come se fosse labello, e anche sulle labbra. In teoria, da quello che ho capito, dovrebbe cambiare colore. Adesso leggiamo bene. È proprio come se fosse praticamente il labello. Quindi io leggerei un secondo qua per vedere effettivamente se è un change in color di... Ah, green? No. No, è soltanto un idratante come appunto il labello. Idrata la pelle e basta. Però comunque sono molto carine le cose che ho trovato qua dentro. Ne sono super soddisfatta, soprattutto per questa cosa qua unicornosa. E ragazzi, mi dispiace non aver potuto spacchettare con voi le box, però purtroppo io genialmente non me ne ero accorta e se l'ha spenta la videocamera. Quindi ecco, mi dispiace, la prossima volta cercherò di stare più attenta, così almeno sono sicura al 100% di riuscire a fare il video giusto. E no, io sono super, davvero super contenta per questo. Ah, e questo, cioè, ha un profumo micidiale, proprio profumatissimo. Poi anche la matita, perché stavo per finire la mia, quindi appena ho visto la matita eyeliner ho detto sì, fantastico. No, anche questo, anche questa lavettina qua morbidissima. Poi i giapponesi hanno sempre l'abitudine di portarsene dietro, soprattutto per il fatto che magari andando in giro si lavano le mani, si lavano un attimo il viso, e almeno hanno la loro salviettina per lavarsi. Per questo che se andrete in Giappone troverete tante lavettine, tante asciugamanini in giro, per questo motivo qua. Per me fanno benissimo, perché è molto 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 più igienico, quindi concordo pienamente con le lavettine. E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto più di questa box. Ovviamente in altri video proverò con voi ad esempio questi dischetti qua che mi ispirarono un sacco. Voglio assolutamente vedere con voi come funzionano, perché non li ho mai provati. E anche questa proveremo insieme, perché davvero, mamma mia, mi ispira troppo. Questo mi ispira troppo. Cioè è veramente una cosa, Vita Berry Foam. Foam cleanser, quindi praticamente fai la pulizia del viso con questa. E poi magari ci metti su una bella mascherina dopo, pa, e sei posto. Niente ragazzi, io adesso vi saluto. Fatemi sapere ovviamente che cosa vi è piaciuto di più, che cosa vi è piaciuto di meno di queste box. Io intanto vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!